Quello alle nostre spalle, ingegner Staraccia, è il trofeo senza fine che domani verrà assegnato al vincitore del 100° Giro d'Italia assieme alla maglia rosa che rappresenta Enel a questo giro. È ancora tutte le volte una grandissima emozione e speriamo proprio che la maglia rosa vada a chi l'ha meritata di più, perché in questo momento abbiamo una concentrazione di talento e di competizione in meno di un minuto che fa di quest'ultima tappa veramente la tappa più importante. Lei è già in rosa. Io sono vestito per l'occasione, diciamo, ma non ho altre ambizioni se non quella di vedere una gran tappa e questo meraviglioso sport. Ora vediamo come viene materialmente fabbricata la maglia rosa con scritto Enel sul petto. Molto importante, anche molto, è un processo abbastanza interessante. La maglia rosa, riding for the Movistar team, Nairo Quintana! Il processo comincia con ovviamente il design e con la creatività che viene fatta con tutti i programmi Illustrator. Una volta che il programma ha definito, il programmatore, il disegnatore ha definito come sarà la maglia rosa di quest'anno, questo viene poi impostato su un impianto di stampa. Un impianto di stampa significa aprire il disegno che passa da un 2D a un 3D per fare in modo che nel momento in cui si vada a stampare la maglia rosa si possano avere tutti i pezzi stampati. Una volta fatto l'impianto viene stampato il disegno su carta. Si passa poi alla produzione del vero e proprio capo. Il tessuto di partenza è un tessuto bianco e vengono quindi tagliati i vari pezzi, il davanti, il dietro, le maniche, le tasche, il collo e così via, e vengono dati i vari pezzi alla stampa. La fase di stampa viene proprio fatta su delle macchine, viene posizionato il tessuto bianco sul fondo sopra il quale viene poi messo il foglio di carta. Sul foglio di carta e il tessuto insieme entrano nella macchina, nella calandra, e rimane all'interno di questi rulli per un periodo che va dai 45 ai 60 secondi. Quando questo sandwich, come viene chiamato, di tessuto e carta esce dalla macchina, il colore che era sul pezzo di carta è stato trasferito sul tessuto. Il tessuto, che è trasferito a 220 gradi, ha praticamente preso il colore e non potrai più toglierlo. Una volta finita la fase di stampa, i vari pezzi di tessuto devono essere assemblati e quindi vengono fatte tutte le varie fasi. Si inserisce la zip, vengono inserite le maniche, attaccati i fianchi, messo l'elastico sul fondo, attaccato il collo, e una volta terminati tutti i processi di cucitura, la maglia è pronta per essere controllata. E se passa il controllo di qualità, la maglia può andare al packaging. Al packaging viene ripiegata e inserita in una busta e queste buste vengono spedite giornalmente. Nairo Quintana has just put his name now on the backdrop. All the very best to him out in the mountains today. Nairo Quintana is the Maglia Rosa. He leads this race.